Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo di costruire la struttura dell'acido nitrico utilizzando la teoria di Lewis. Come sempre ci andiamo a definire il numero totale di elettroni dei singoli elementi che compongono la molecola. L'idrogeno ha un elettrone di valenza, l'azoto appartiene al quinto gruppo e ha 5 elettroni di valenza, l'ossigeno appartiene al sesto gruppo e quindi ha 6 elettroni di valenza per 3, sono 18 elettroni. Complessivamente abbiamo 24 elettroni. Costruiamo lo scheletro della molecola andando a legare gli ossigeni. Sappiamo che quando abbiamo a che fare con idrogeno e in presenza di ossigeno, quell'idrogeno si andrà a legare uno degli ossigeni presenti. Bene, andiamo a definire adesso quanti elettroni sono rimasti dopo aver costruito la struttura, quindi abbiamo impegnato 6, 8 elettroni, quindi 24 meno 8 elettroni e sarà uguale a 16 elettroni, quindi 8 coppie che dobbiamo andare a definire. Andiamo a inserire come abbiamo sempre detto sugli atomi disposti, quindi legati all'atomo centrale prima e a quelli più elettronegativi. Quindi in questo caso abbiamo sistemato le 8 coppie di elettroni. Gli ossigeni, come abbiamo disegnato, hanno tutti completato l'ottetto, però ci accorgiamo che l'azoto non lo ha completato, per cui risulta evidente che un doppietto di uno di questi ossigeni può andare a generare un legame con l'azoto, un doppio legame con l'azoto, per cui potremmo scrivere in questo modo la molecola. Oppure doppio legame con l'ossigeno e l'OH legato. Ci calcoliamo a questo punto la carica formale. La carica formale dell'azoto è uguale a 5 meno 1, 2, 3 e 4 elettroni e quindi più 1 e lo stesso valore sarebbe quindi derivato andando ad analizzare quest'altra struttura. E ci accorgiamo anche che un ossigeno con un legame semplice ha generato, quindi avrà come carica formale 6 meno 7 uguale a meno 1 e quindi andiamo a inserire un meno sull'ossigeno. Ora sappiamo che l'azoto non può espandere l'ottetto, per cui l'unica forma di struttura che noi possiamo ottenere è la seguente, anche se abbiamo una separazione di carica. E come possiamo quindi noi andare a definire il vero ibrido? Come quindi una struttura che è una media tra le due forme canoniche, in quanto l'ibrido non appartiene né a questa forma né a quest'altra, per cui la molecola la possiamo scrivere a questo punto in questo modo. Quindi l'azoto in cui si lega con l'ossigeno e immaginare come se il doppietto elettronico che genera il legame pi greco sia quindi delocalizzato tra i due ossigeni che non hanno generato il legame con l'idrogeno e l'azoto stesso. A questa conclusione saremmo arrivati anche andando a definire la struttura attraverso la VSPR. Infatti, andando a definire la struttura geometrica con la VSPR, quindi sappiamo che i doppietti direzionati uguale al numero di valenza più gli elementi monovalenti se presenti. E quindi andando a costruirlo per azoto avremmo quindi avuto
5, in questo caso più 1 diviso 2 uguale a 3. Quindi l'azoto avrebbe in questo caso ibridizzato SP2, quindi una molecola trigonale planare. Come sempre andiamo a inserire gli ossigeni, l'idrogeno legato all'ossigeno. Andando a calcolare la carica formale dell'azoto, avremo avuto quindi 5 meno 3 uguale a più 2, e quindi più 2, e due ossigeni avrebbero avuto carica formale meno 1. Andiamo quindi a inserire la carica formale. È evidente che l'azoto in questo caso può generare un doppio legame, ma non oltre, altrimenti andrebbe a espandere l'ottetto. E quindi la struttura che ne sarebbe derivata sarebbe stata questa. In questo caso, doppio legame con questo ossigeno, quindi un ossigeno avrebbe mantenuto una carica formale negativa e un azoto una carica formale positiva. Quindi, come può essere visto questo ibrido di risonanza, può essere visto in questo modo, in cui abbiamo l'azoto, quindi che genera legami di 120 gradi, quindi un legame con l'idrogeno, e i due ossigeni con una delocalizzazione degli elettroni, in quanto può generare un doppio legame sia su un ossigeno che sull'altro ossigeno. Ok, quindi spero che la lezione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.